Benvenuti sul canale della Fata Tuttofare. Nel nostro video tutorial di oggi andremo a realizzare insieme un Bactus. Il punto di lavorazione è davvero molto particolare. Infatti andremo a creare una successione di fiori che, incastrati gli uni sugli altri, vanno a creare questo effetto prato davvero singolare, molto particolare. Il progetto non è complesso, ma vi consiglio di seguire proprio i primissimi passaggi, capiti i quali poi il resto del progetto viene davvero molto semplice. L'effetto tridimensionale è molto molto bello, dunque non ci resta che dare subito un'occhiata all'occorrente. Per realizzare il mio scialle ho scelto il filato Bolli. È un filo molto molto morbido, scorrevole, piacevolissimo da lavorare. La percentuale di lana al 44% lo rende senz'altro molto caldo come prodotto, dunque destinato in generale a tutti gli accessori come cappelli, sciarpe, ma anche a tutto l'abbigliamento. A seconda ovviamente dei colori prescelti otterrete progetto per progetto anche degli effetti cromatici particolari, capaci sicuramente di dare risalto ai progetti che voi avete in mente. Per quello che riguarda il Bolli abbiamo un 44% di lana, abbiamo un 50% di acrilico, abbiamo poi poliammide e poliestere. Il gomitolo da 50 grammi presenta 140 metri di filato, quindi la resa è senz'altro buona. Per quello che riguarda l'uncinetto di lavorazione, andrà bene tra il 4, 4,5 o 5. Per il mio progetto di oggi ho scelto l'uncinetto numero 4. Andiamo ad avviare subito 5 catenelle. Questo è il nodo, quindi non lo contiamo. Realizziamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Rientriamo nella prima e chiudiamo in tondo le nostre catenelle. Una volta realizzato questo cerchio, ci alziamo con 4 catenelle. Facciamo il doppio gettato, entriamo all'interno di questo cerchio e andiamo a lavorare una maglia altissima, estraendo i punti 2 a 2. Faccio di nuovo il doppio gettato, rientro, ripeto una maglia altissima. Quindi abbiamo le catenelle iniziali 1, 2, 3 e 4 maglie altissime. Lavorate una dopo l'altra. Quando avrete inserito la quarta maglia altissima, ripeterete 1, 2, 3 e 4 catenelle e le chiuderete al centro del cerchio utilizzando un punto basso. Questo che abbiamo realizzato è il primo petalo del primo fiore. Fatto il punto basso, ci rialziamo di nuovo con 4 catenelle. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, rientriamo al centro del cerchio e andiamo a lavorare di nuovo 4 maglie altissime. 1, 2, 3 e 4. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, rientriamo sempre al centro del cerchio, chiudiamo con un punto basso e abbiamo realizzato il nostro secondo petalo. Ne dobbiamo fare in tutto 4, quindi di nuovo 4 catenelle e 4 maglie altissime. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4, chiudiamo sempre al centro del cerchio con una maglia bassa. Quindi nello spazio che resta facciamo l'ultimo petalo. 4 sono le catenelle che dobbiamo utilizzare per alzarci, doppio gettato, 4 maglie altissime. Vedete, in questo modo abbiamo inserito tutti i nostri petali. Nell'ultimo petalo non andiamo ad eseguire le catenelle finali, perché dal punto in cui ci troviamo dobbiamo generare la seconda fila.
Quindi, per evitare che il petalo risulti più piccolino rispetto agli altri, non avendo la catenella finale, vado a fare una maglia altissima in più. Quindi ne lavoro 5 anziché 4. In questo modo i petali avranno tutti la stessa dimensione. Una volta realizzati i nostri 4 petali, il nostro primo fiore, abbiamo creato la punta del nostro scialle. Adesso andiamo a generare la seconda riga. Quindi faremo delle maglie altissime di preparazione, così da poter generare poi la seconda fila di fiori. Quindi devo ripartire qui dall'alto, nel punto in cui mi trovo, eseguendo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendendo sempre due volte il filo sull'uncinetto e rientrando alla base di queste due catenelle, dove ho chiuso insieme le ultime due maglie. In questo modo abbiamo 2 maglie altissime che io ho lavorato sull'ultimo petalo. Poi faccio di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che sono le catenelle di separazione. Faccio due volte il gettato e vado ad entrare al centro del cerchio, qui, e lavoro sempre 2 maglie altissime, 1 e 2. Quindi ho 2 maglie altissime sul petalo finale, sull'ultimo petalo, 4 catenelle di separazione, 2 maglie altissime lavorate al centro del cerchio iniziale. Adesso ripeto questa sezione aggiungendo 4 catenelle e facendo due volte il gettato. Vado dunque a rientrare, vedete qui, sulla prima maglia realizzata e vado a creare di nuovo 1 e 2 maglie altissime, quindi doppio gettato, rientro e lavoro l'altra maglia altissima. Quindi che cosa abbiamo? Il primo fiore e la preparazione della seconda riga. Quindi questo è il primo petalo, il secondo, il terzo ed il quarto. Alla chiusura del quarto, come avete visto, invece di fare 4 catenelle e chiudere con la maglia bassa al centro del fiore, ho aggiunto una maglia altissima, così che questo petalo è largo quanto gli altri. Quindi ho caricato 4 catenelle e realizzato una maglia altissima, la quale viene inserita proprio alla base delle 4 catenelle. In questo modo 2 maglie altissime affiancate. Quindi ho lavorato 4 catenelle, di nuovo 2 maglie altissime inserite al centro del primo fiore, di nuovo 4 catenelle, 2 maglie altissime lavorate, come vedete, nel primo punto disponibile del primo petalo. Quindi il primo e l'ultimo petalo vengono utilizzati per lavorare queste maglie altissime. Le 2 maglie altissime iniziali e le 2 maglie altissime finali serviranno per creare i 2 fiori del giro successivo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare 2 fiori, 1 e 2. Il primo fiore viene lavorato per metà su questa maglia altissima, per metà sull'altra. Quindi dovrò lavorare 2 petali da questo lato e 2 petali da questo. Faremo poi delle catenelle di separazione e andremo su quest'altra coppia di maglie altissime. Lavoreremo sulla prima maglia i primi 2 petali e sull'ultima i successivi 2. Quindi io riprendo l'asola dell'ultimo punto, quindi questa è l'ultima maglia altissima che ho lavorato. Quindi metto il fiore sul palmo della mia mano e lo giro leggermente in modo da poter lavorare sull'ultima maglia. Ricomincio con 4 catenelle e vado a lavorare il mio primo petalo, quindi doppio gettato, entro, vedete, prendendo solo la prima maglia altissima e lavoro 1, 2, 3 e 4 maglie altissime. Per chiudere il petalo faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, chiudo sempre intorno alla stessa maglia e ho fatto il primo petalo. Dal punto basso vado a risalire di nuovo con 4 catenelle, doppio gettato e procedo con altre 4 maglie altissime. 1, 2, 3
e 4. Vedete, 1 e 2 petali lavorati intorno alla stessa maglia altissima. Faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle e chiudo, vedete, sempre intorno allo stesso punto. Vi rimetto dritto il lavoro. Vedete, voi avete lavorato il primo fiore e avete creato la riga di punti altissimi, quindi i primi due petali li abbiamo lavorati sulla maglia altissima esterna. Adesso, rimanendo sul dritto del lavoro, su quest'altra maglia altissima lavoriamo il resto del fiore. Quindi, come vedete, io mi tengo sul palmo della mano, quindi tutto sul dritto, il mio lavoro, recupero l'asola e devo entrare in questa maglia altissima. Quindi faccio una semplice rotazione rimanendo sul dritto ed entro sotto questo archetto e lavoro la maglia bassa, poi faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle. Quindi di nuovo ricomincio a lavorare la mia sequenza di 4 maglie altissime. 1, 2, 3 e 4 maglie altissime. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle, chiudo con la maglia bassa, mi rialzo direttamente con le 4 catenelle successive e realizzo il mio petalo. Questo è il quarto, 1, 2, 3, 4, quindi vuol dire che di maglie altissime ne devo fare una in più, perché non chiudiamo con le catenelle, quindi ne ho fatta 1, 2, 3, 4, e invece di fare 4 catenelle e chiudere faccio direttamente la quinta maglia altissima. Questa è la vostra, questo è il vostro primo fiore, vedete, questo in giù, e questo è il secondo. Quindi i primi due petali li trovate a sinistra, i successivi due a destra. Adesso, vedete, direttamente da questo petalo aggiungiamo 4 catenelle e ci andiamo ad agganciare su queste due maglie. Dobbiamo prima prendere questa in blu e poi quella in viola. Quindi prima quella a sinistra, poi quella a destra, quindi prima quella interna, poi quella esterna. Quindi esattamente dal punto in cui mi trovo, vedete, io non vi lascio il lavoro così si vede la direzione, faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle, ok? Questo è il dritto del mio lavoro, come vi dicevo il lavoro non si gira mai, dovete semplicemente fare una piccola rotazione, cioè mai questo movimento, ma una piccola rotazione sul palmo della mano, perché dovete entrare in questo punto. Quindi prendete le vostre 4 catenelle, vedete, questo è il punto in cui dovete accedere. Punto basso, 4 catenelle e ricominciamo la lavorazione dei nostri petali facendo 1, 2, 3 e 4 maglie altissime, 1, 2, 3 e 4 catenelle, una maglia bassa. Quindi sulla maglia bassa faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle e di nuovo 4 maglie altissime. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle e ci chiudiamo con la maglia bassa e abbiamo fatto metà. Quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a prendere l'altra metà del nostro petalo. Adesso io vi rimetto tutto dal dritto, vedete? Abbiamo lavorato su questa metà e adesso dobbiamo lavorare l'altra metà prendendo l'altra maglia altissima.
Se fate fatica a rigirare il lavoro per quanto noi lo ruotiamo soltanto in questa direzione, potete posizionare un marker qui al centro che vi ricorda qual è la punta del lavoro. Questa confusione magari la fate nei primi due giri, poi la forma stessa del triangolo che sia va ad allargare non vi fa più confondere, però all'inizio, se volete, marcate qui al centro con un marcatore proprio per capire qual è il primo fiore, perché se no potete perdere un pochino l'orientamento. Quindi una volta che avete rimesso sul dritto il lavoro, viene da sé che quello che va preso è l'ultimo punto disponibile. Quindi vado ad entrarci, vedete? Io sto sempre sul dritto, questo è importantissimo. Entro con la maglia bassa, faccio 4 catenelle e termino con gli ultimi due petali. Quindi faccio 4 maglie altissime. Una, due, tre e 4 catenelle che chiudo col punto basso. 1, 2, 3 e 4, e adesso, visto che è l'ultimo petalo, i punti da lavorare sono non più 4 ma 5, quindi 2, 3, 4 e 5, ed ecco i nostri fiori, 1 nel primo giro, 2 nel secondo, quindi abbiamo il fiore iniziale e i due fiori che abbiamo lavorato partendo da sinistra e andando verso destra. La sequenza è sempre la stessa. Chiudendo infatti a destra, da destra verso sinistra lavoriamo le maglie altissime e da sinistra verso destra lavoriamo i fiori. La sequenza quindi rimane la stessa e la rivediamo con calma. Cerco di fare piano in modo che capiate i punti di accesso e soprattutto come gestire i movimenti del vostro pezzo. Allora, sull'ultimo petalo vi ricordo che lavoriamo una maglia altissima in più perché non chiudiamo con le 4 catenelle il punto basso. Quindi su questo petalo dobbiamo lavorare le prime due maglie altissime, che sono quelle dove lavoreremo il petalo nel giro successivo. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle. Poi alla base di queste catenelle rientro e vado a lavorare l'altra maglia altissima. Quindi lavoreremo i primi due petali di qua e gli altri due dall'altro lato. Adesso vado a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle di separazione, il punto successivo, il centro del fiore, dove vado a lavorare le altre due maglie altissime, che sono quelle che non tocchiamo mai, ma che servono proprio per creare un reticolato intorno al quale poi sviluppare tutto il nostro progetto, ok? Quindi poi facciamo di nuovo 4 catenelle. Adesso dove lavoriamo? In realtà dovremmo lavorare sui petali stessi, ma tra questo petalo e l'altro, come vedete, abbiamo le catenelle di separazione, quindi dobbiamo entrare in queste catenelle. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, io non vado ad accavallare, ma vado ad entrare proprio nella catenella e lavoro la prima maglia altissima e nella stessa catenella la seconda maglia altissima. Vedete? In questo modo. Qui lavoreremo il fiore, come lo lavoriamo qui all'esterno. Faccio di nuovo 1, 2, 3 e 4 catenelle, il punto successivo, il centro del fiore, quindi doppio gettato, 2 maglie altissime, 1 e 2 e di nuovo 4 catenelle, quindi le ultime due maglie altissime si lavorano sul primo punto disponibile. E questo è quanto, vedete? Abbiamo ricostruito tutti i punti altissimi che ci serviranno per realizzare i nostri nuovi fiori. Come vi dicevo prima,
Non dobbiamo mai considerare le maglie altissime che lavoriamo al centro del fiore, queste fate finta che non le avete. Quindi cosa resta? 1, 2 e 3 gruppi di 2 maglie altissime. Lavoreremo un fiore qui, un fiore al centro e un fiore alla fine. Come vedete, siamo da sinistra verso destra e la procedura rimane la stessa. Lavoriamo 2 petali su questo punto e poi sul punto successivo. 4 catenelle, lavoriamo su questo primo punto la metà del primo fiore e sull'altra maglia altissima la seconda metà, sempre 4 catenelle. Prendiamo prima questo punto, poi l'altro. È semplice. Ma lo rifacciamo insieme. Quindi, come vedete, il lavoro è dal dritto, quindi i fiori sono rivolti verso di voi. Non dovete fare altro dal punto in cui vi trovate che aggiungere 4 catenelle ed iniziare a lavorare la prima coppia. Quindi, come vedete, abbiamo lavorato i primi 2 petali all'esterno sulla prima maglia altissima disponibile. Quindi adesso dobbiamo andare su quella successiva, che è questa qui. Per andarci, vedete, il filo, la vostra asola, si trova esattamente in questo punto. Quindi, avendo il dritto del lavoro verso di voi, lo girate semplicemente, così. Vedete? Da così lo porto in questo modo, in questa direzione. Quindi, se voi lavorate con il pezzo appoggiato sul piano, non vi potete confondere, perché non assumete rotazioni strane, per cui poi vi viene tutto un po' confuso. Quindi, entrate sotto la maglia altissima con la maglia bassa, facciamo 4 catenelle e completiamo gli ultimi 2 petali. Ricordatevi sempre sul quarto petalo di lavorare una maglia altissima in più. Quindi caricate 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Vedete, avendo sul piano il lavoro, potete tranquillamente spostarvi. Allora, lasciamo sul piano il nostro pezzo, vedete qui abbiamo un fiore, qui due, adesso stiamo sulla terza fila. Quindi dobbiamo andare a lavorare su questa coppia. Prendiamo prima il punto più a sinistra, poi quello a destra. Lasciamo sul piano, quindi sul dritto. Questo è fondamentale. Se sbagliate qui, il progetto non vi riesce. Quindi chi ha difficoltà deve lavorare in questo modo, con il pezzo sul piano, perché vedendo bene l'accesso dei punti non si può sbagliare. Quindi dobbiamo spostarci da sinistra verso destra, quindi sulla quinta maglia altissima carico 4 catenelle e vado su questo punto. Vedete? È tutta una rotazione, ma non c'è il rovesciamento del pezzo, quindi vado a sollevare questa maglia, passo sotto con la maglia bassa, poi faccio 4 catenelle e ricomincio. Quindi riappoggiatevi sempre sul piano
Vedete? Avete fatto il primo, avete fatto metà del secondo. Il vostro petalo si trova qui, il filo si trova qui, questa è l'altra maglia da lavorare. Quindi la sollevo con un dito così la rendo più visibile, passo sotto con la maglia bassa, faccio 4 catenelle e lavoro gli ultimi due petali. E anche il secondo petalo è pronto, vedete? Adesso dobbiamo andare a fare il terzo. Quindi sull'ultima maglia altissima lavorata aggiungiamo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Vedete? Avete le ultime due maglie qui, 1 e 2. Prendete la prima, questa qui. Vedete, voi avete qui le catenelle. Vi prendete il primo punto, lo sollevate un po', così ci entrate facilmente e ricominciate. Come vedete il lavoro prende forma. Abbiamo un fiore nella prima riga, due nella seconda, tre nella terza. Il procedimento rimane invariato. Se mettete un marker sapete sempre qual è l'origine e in che modo riposizionare il pezzo man mano che lo lavorate. Adesso andiamo a ricostruire soltanto la riga delle maglie altissime per poter predisporre i quattro fiori del giro successivo. Quindi il primo gruppo di due maglie dovrà essere lavorato su questo petalo che è il petalo finale, sul terzo fiore. Quindi poi lavoriamo al centro, lavoriamo nella catenella che separa il secondo dal terzo fiore, lavoriamo poi al centro del fiore, di nuovo nella catenella di separazione al centro del fiore e sul petalo, in modo da avere 1, 2, 3 e 4 strutture su cui appoggiare i fiori del giro successivo. Quindi resto sul piano, sull'ultimo punto del petalo lavoriamo 1, 2, 3 e 4 catenelle e alla base di queste ci inseriamo per lavorare la maglia altissima. E abbiamo fatto la prima coppia, qui lavoreremo il nostro fiore. Aggiungo 4 catenelle di separazione e vado ad entrare al centro dell'ultimo petalo realizzato, dove inserisco sempre due maglie altissime, 1 e 2. Quindi faccio sempre 1, 2, 3 e 4 catenelle di separazione. La prossima coppia di maglie altissime la vado a lavorare nelle 4 catenelle di separazione che dividono un petalo dall'altro, quindi fate il doppio gettato. Io non preferisco accavallare perché mi si distanziano molti punti e questo poi nella lavorazione del fiore potrebbe essere un po' un problema. Invece se voi entrate in una catenella e lavorate entrambe le maglie restano accostate e non fate nessuna fatica nel giro successivo. 1, 2, 3 e 4 catenelle, doppio gettato, vado al centro del fiore, dove ripeto due maglie altissime. Quindi 1,
2, 3 e 4 catenelle, vado tra questi due petali, entro sempre in una catenella e lavoro maglia altissima in maglia altissima. Una, due, tre e quattro catenelle, entro al centro del fiore, ultimo passaggio, una, due, tre e quattro catenelle, le due maglie altissime le vado a lavorare sulla prima maglia disponibile, entro e lavoro le mie due maglie altissime. Questo è il vostro centro. Allora, per quello che riguarda la realizzazione del fiore, per evitare che i fiori possano risultare un po' raggrinziti o comunque che i petali tendano a chiudersi, ci sono un paio di regole che dovete rispettare. Ciascuno ha la propria mano, quindi dovrà adeguare un pochino il filo, l'uncinetto e la propria mano. Dunque, se utilizzate lo stesso filato, provate a vedere se questo uncinetto va bene per voi, altrimenti potete prendere anche mezzo numero in più. Quello che serve per evitare che il petalo si chiuda è quello di lavorare comunque 4 maglie altissime, così il petalo viene bello grande e pieno, ma ancora più importante è lavorare le 4 catenelle iniziali e finali, perché questo permette al petalo di rimanere disteso. Se fate 3 catenelle oppure se le vostre 4 catenelle le lavorate strette, questa parte tenderà a piegare e quindi i petali saranno un pochino più chiusi. Più sono distesi i punti e quindi le catenelle che facciamo ai lati, più il fiore resta aperto, quindi poi quando completerete il vostro progetto avrete veramente un prato fiorito. Quindi man mano poi il lavoro si distende, ciò non toglie che una svaporata possa comunque essere utile. Quindi andiamo a rivedere adesso quali sono i nostri punti di accesso. Come vedete abbiamo lavorato diverse maglie altissime, ignorando quelle che si trovano al centro del fiore. Adesso dov'è che andiamo a lavorare? Lavoriamo qui il primo fiore, saltiamo questa coppia e andiamo qui, saltiamo questa coppia, andiamo qui, saltiamo questa coppia e andiamo alla fine. Quindi lavoriamo 1, 2, 3 e 4 fiori. Quindi non ci resta che ripartire con 4 catenelle e con i primi due petali. Passiamo adesso direttamente all'altra maglia. Vedete che il lavoro è sul piano, basta una piccola rotazione, solleviamo questo punto con una maglia bassa, facciamo le nostre 4 catenelle e terminiamo gli ultimi due petali. Sull'ultimo petalo ricordatevi sempre di lavorare una maglia altissima in più, quindi facciamo direttamente le 4 catenelle di separazione e andiamo non su questa coppia, che come vedete è già in parte coperta dal fiore stesso, quindi è difficile confondersi, ma ci spostiamo sulla coppia che lavoriamo sulla catenella di separazione. Prendiamo prima il punto più in qua, cioè quello più vicino al fiore appena realizzato. Se lasciate il lavoro sul piano, fate semplicemente una rotazione, entrate sotto il punto quello in blu e ricominciate. Vedete, avete subito attaccato il petalo successivo, per questo io vi consiglio di lavorare le due maglie altissime nella catenella e non nell'archetto, perché poi basta ruotare di nuovo e ci troviamo già pronte per prendere il punto successivo. E quindi procediamo.
Lavorato l'ultimo petalo, aggiungo sempre 4 catenelle di separazione, vedete, lasciato sul piano, ruotate e andate a prendervi queste due maglie, ok? Prima questa, poi l'altra. Quindi fate una piccola rotazione, sollevate il punto, lo prendete e in questo modo andate avanti. Quindi come si procede? Allora, innanzitutto, pur essendo un lavoro che va in righe di andata e ritorno, non bisogna mai voltare il lavoro, ma bisogna sempre rimanere dal dritto. Quindi, restando sul piano, senz'altro, i punti di accesso sono maggiormente visibili e non si fa confusione, ricordandovi poi che in ogni riga successiva avrete un fiore in più rispetto alla precedente. I fiori vengono lavorati da sinistra verso destra, mentre la riga di ritorno da destra verso sinistra è quella dove, inserendo le maglie altissime, predisponiamo la lavorazione dei fiori nel passaggio successivo. Il primo gruppo, la prima coppia, viene sempre lavorata sull'ultimo petalo, dove inseriamo, vi ricordo, 5 maglie altissime invece di 4. Facciamo le prime due maglie, le catenelle di separazione sono sempre 4, la coppia successiva si lavora al centro del fiore, poi si lavora sulla catenella di separazione tra un fiore e l'altro, di nuovo al centro del fiore e poi sulla catenella, al centro del fiore, sulla catenella, al centro del fiore e sulla prima maglia altissima disponibile. Quindi i fiori successivi verranno lavorati, il primo qui, il secondo qui, il terzo, il quarto ed il quinto, sempre ignorando le due maglie altissime che vengono lavorate al centro del fiore. Questo è l'effetto del lavoro dopo alcuni giri. Diciamo che la lavorazione dei fiori è molto visibile da vicino, forse un po' meno dalla fotocamera, ma l'effetto è veramente quello di un prato fiorito. Chiaramente con un colore e tinta unita questo effetto verrebbe forse evidenziato ancora di più, quindi la scelta dell'effetto finale, quindi anche del colore, dipende molto dal vostro gusto, ma i fiori si distinguono davvero molto bene. Allora, per quello che riguarda la forma di questo scialle, ho deciso di avere un indosso tipo Bactus, quindi con la punta in avanti, e quindi le punte più esterne sono quelle che andranno arrotolate intorno al collo. Quindi ho deciso di prolungare, cioè di aggiungere la parte mancante, continuando a lavorare una fila di fiori, invece che ingrandendo completamente il pezzo. In questo modo ho meno volume dietro al collo e contemporaneamente posso avere una buona chiusura. Quindi adesso vi mostro come procedere, come incolonnare i fiori uno sull'altro. Riprendo il filo di lavorazione e mi porto sul primo fiore, vedete il fiore non è chiuso, quindi vado sul primo petalo, questo qui che ho più a destra, ed entro lavorando un totale di 3 catenelle. Una volta eseguite le 3 catenelle faccio il doppio gettato ed entro al centro del fiore, lavorando una maglia altissima, una catenella di separazione e di nuovo una maglia altissima. Vedete? Al centro. Quindi andiamo a fare in questo modo. Prendiamo il filo sull'uncinetto, quindi entriamo nel primo punto utile e lavoriamo una maglia altissima. In questo modo, vedete, ci distanziamo dal primo fiore e già ci troviamo sul primo punto altissimo. Quindi cosa faccio? Torno indietro e vado a lavorare il mio fiore utilizzando questo V. Quindi entro indietreggiando, sollevando il primo punto, lavoro la maglia bassa, quindi aggiungo 4 catenelle per sollevarmi, doppio gettato, lavoro le mie maglie altissime. Chiudo con 4 catenelle ed una maglia bassa, quindi ho fatto il primo petalo, dalla maglia bassa riavvio 4 catenelle, di nuovo doppio gettato e lavoro il mio secondo petalo.
quindi chiudo con le 4 catenelle e la maglia bassa. Una volta che avete lavorato sul primo punto, andate sul secondo. Quindi fate una piccola rotazione, passate sotto il secondo punto, fate la maglia bassa alle 4 catenelle e vi lavorate i successivi 2 petali. Una volta lavorate tutte quante le nostre maglie e quindi dopo aver ricreato un fiore completo, ricomincio direttamente dove mi trovo senza mai staccare il filo ed avvio il fiore successivo. Quindi faccio solo 3 catenelle perché mi devo creare una leggera distanza prima di poter fare le 2 maglie altissime al centro. In questo caso le separo da una catenella. Quindi per fare l'equivalente di queste catenelle faccio il gettato, entro nel primo punto utile ed eseguo una maglia alta e quindi non devo fare poi altro che lavorare il fiore sul V partendo da questa prima maglia, poi girando da sotto e facendo l'altra, e quando chiudiamo di nuovo facciamo 3 catenelle, punto altissimo, catenella, punto altissimo e ci chiudiamo con la maglia alta. Io sono andata ad inserire in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 fiori. Realizzati gli 8 fiori anche dall'altro lato, vado a scegliere un bottone. In tinta vanno bene entrambi, quelli che ho individuato metterò questo più chiaro, quindi quando andiamo a lavorare sull'ultimo fiore, senza tagliare il filo, con l'ago andiamo a portarci verso il centro del fiore stesso e andiamo a fissare il bottone. Quindi in una estremità andremo a posizionare un bottone, mentre nell'altra, utilizzando gli occhielli stessi dei fiori, andremo a ricavare, diciamo, l'asola. Vado ad inserire il mio bottone, lo cucio e questo è il nostro ultimo passaggio. Chiaramente, come in tutti i progetti, potete diciamo aggiungere altri elementi decorativi che possono essere delle frange, se le preferite, delle nappine, ma io, visto che il disegno è già molto ricco sia per il colore che per la texture, mi limiterò a fissare i fili, a mettere questo bottone e in questo modo terminiamo il progetto. E dunque siamo arrivati al termine del nostro video tutorial. Come vedete, le 2 codine che sono più corte, di cui una dotata di bottone, verranno ripiegate in avanti, quindi il Bactus si indosserà con la punta in avanti, poi le 2 estremità verranno ripiegate dietro al collo e verranno in avanti, dove grazie al bottone potete fissare. In questo modo il Bactus sarà molto comodo da indossare su qualsiasi tipo di outfit e soprattutto sarà molto stabile. Per quello che riguarda il prodotto, vi ho indicato all'inizio il filato Bolli, un filato veramente bellissimo da lavorare, con una piccola percentuale di Lurex che riesce a dare la giusta luminosità, ma è assolutamente impercettibile, quindi non temete che possa essere un filo fastidioso. Non ci avrei realizzato un Bactus che poi sarà direttamente a contatto con la pelle. Quello che potete fare ovviamente è decidere se optare per un filato sfumato oppure per un filato tinta unita. La tridimensionalità del punto fa in modo che in ogni caso ci sia una buona lettura. È un po' più difficile senz'altro da vedere il tutto con la ripresa, ma vi assicuro che dal vivo l'effetto è veramente sorprendente. 180 grammi di filato, uncinetto 4, un bottone, questo è l'occorrente. Spero di avervi dato la giusta ispirazione con questo progetto, fatemelo sapere nei commenti. Grazie per avermi seguito e alla prossima.